Ciao ragazzi, bentornati qui su Michele Tutotech. Oggi vi voglio parlare di lui. MacBook 12 pollici e lo amo alla follia. Bentornati qua sul mio canale Michele Tutotech. Mi raccomando, prima cosa che vi chiedo, come vi chiedo sempre, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel commento qua sotto al video, un bel mi piace, sono tutte cose che mi fanno veramente molto felice quando vedo che le fate, mi aiutano sempre a crescere un pochino di più e questa cosa mi rende veramente molto orgoglioso anche di essere qui su YouTube e fare questo che praticamente è la mia passione, non lo faccio assolutamente con nessun tipo di altro fine, solamente sono appassionato di informatica, di elettronica, di tutto ciò che è tecnologico, quindi mi piace condividere su questo spazio la mia passione per queste cose insieme a voi e quando mi lasciate un commento mi lasciate veramente, veramente molto, molto contento. Ma bando alle ciance, ripeto, parliamo di lui. MacBook 12 pollici. Intanto vi faccio vedere una cosa. Guardate, guardate il pezzo di ingegneria. È sottilissimo, è piccolissimo e soprattutto è leggerissimo. E questo prodotto in realtà è stato presentato nel 2015 durante un keynote dedicato dove mi ricordo benissimo che Tim Cook lo fece vedere come prima cosa in questa posizione e disse: "Ragazzi, vedete quanto è sottile? Sembra quasi invisibile." E vi dico onestamente, sì, è veramente molto molto sottile e soprattutto, ragazzi, la cosa più bella è che è iper mega leggero. Perché vi parlo di questo prodotto che ormai sono praticamente 8 anni che è sul mercato e io ce l'ho da circa 6? Perché onestamente io dopo 6-7 anni di utilizzo lo trovo ancora un prodotto estremamente versatile, è veramente comodissimo da portare in giro, ha il peso e le dimensioni di un iPad fondamentalmente, ma è un Mac, quindi hai una tastiera fisica, hai uno schermo che per il 2015 era un signor schermo perché è uno schermo Retina. Chiaro, 12 pollici non è un display enorme col quale magari fare foto e video editing, però vi garantisco che anche andare a ritoccare qualche foto con Lightroom o fare un breve montaggio video magari con Final Cut, che vabbè, ovviamente non è un fulmine di guerra a fare rendering, però per fare cose veramente molto veloci, quando si è in treno, quando si è magari in aereo, quando si è in biblioteca che non si ha voglia di portarsi dietro 57 milioni di tonnellate del mio MacBook Pro 16 pollici, è ancora oggi, dopo 7 anni di utilizzo, un validissimo, ma validissimo compagno di avventure. E se noi andiamo a guardare le specifiche tecniche, ovviamente nel 2023 fanno un pochino ridere perché come processore monta un Intel Core M3 da 1,2 GHz che è il processore che non necessita di una ventola, quindi questo Mac è fanless, cioè nel senso ha solamente una dissipazione del calore di tipo passivo, cioè non sono presenti ventole, sono solamente qua sotto dei fori per fare dissipare l'aria calda e ovviamente quando lo vai a far lavorare sotto stress, per esempio quando vai a fare un editing video dopo vai a esportare il filmato, ovviamente scaldicchia parecchio, però ripeto, per l'utilizzo normale, per esempio mandare mail, scrivere su Pages, Keynote, Numbers, navigare su internet, guardare film su Netflix, è veramente perfetto. Dopo 7 anni di utilizzo, la batteria fa ancora tranquillamente 6 ore, 6 ore e mezza di utilizzo, che non è più l'autonomia quella che avevo magari all'inizio, però comunque è ancora un'ottima autonomia. Ripeto, è un computer che ha 8 anni di progetto, quindi se voi lo andate a vedere, in realtà è uguale ai Mac che sono presenti ancora oggi. Quindi da questo punto di vista sicuramente Apple non ha da imparare da nessuno per quello che riguarda proprio sia il design, la qualità dei materiali, perché questa è la tastiera che per diverso tempo è stata molto 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 criticata perché è stata la prima tastiera col meccanismo butterfly, quello che ha fatto più danni che altro, perché su 100 MacBook come questi venduti 99 hanno avuto problemi di tastiera. Io tocco tutto quello che posso toccare, non ho mai avuto nessun tipo di problema con questa tastiera e l'ho usata veramente veramente tanto. Personalmente mi piace tantissimo per il feedback che ha quando si vanno a premere i tasti e anche il suono che fa è un suono abbastanza rumoroso, però mi garantisco che quando noi andiamo a scrivere è veramente
molto 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 gustoso da andare a schiacciare questi tasti. E parlando di display, è un display veramente veramente molto buono. È un display Retina, quindi con una risoluzione di 2304x1300 pixel, mi sembra di ricordare, e è 12 pollici, ripeto, non è uno schermo enorme, però è veramente, ripeto, molto molto fruibile. Forse è solamente un pochino glossy, quindi un pochino riflettente la luce, quindi quando abbiamo una fonte di luce radiante, quindi magari di lato o dietro, e si vede un pochino il riflesso e a volte può dare un pochino fastidio, però ripeto, non è fatto per fare foto editing, per fare video editing, è fatto per mettere sulle ginocchia mentre si beve un caffè in un bar e scrivere le cose. Quindi ripeto, non posso che essere più soddisfatto anche dopo diverso tempo di questo acquisto. Non vi nascondo che quando vado a fare dei viaggi di un paio di giorni, piuttosto che portarmi in giro l'iPad, mi porto in giro lui, perché lo trovo onestamente più versatile avendo una tastiera fisica e soprattutto avendo il sistema operativo macOS, perché sì, lui dopo 8 anni gloriosi è ancora all'ultimo sistema operativo disponibile, quindi è stato aggiornato a macOS Ventura, quindi macOS 13, e vi dico che funziona ancora alla perfezione. Quindi onestamente, in questo breve video non volevo fare una recensione di questo prodotto perché sono passati ormai 7 anni, 8 anni, non avrebbe senso andarlo a confrontare con il MacBook Air con processore M1, con altri prodotti che sono in vendita adesso, perché ovviamente non sarebbe neanche un confronto fattibile, siccome le prestazioni di questo sono prevalentemente, ripeto, per andare su internet, per leggere mail, per scrivere fogli di testo, quindi non avrebbe senso. Però se sei una persona che magari ha, se siete persone che magari avete bisogno di un Mac da spendere relativamente poco, che sia estremissimamente portatile, perché ripeto, cioè è così, pesa neanche un chilo, e alimentatore da 30 watt, quindi ovviamente lo puoi caricare con i power bank. Ho fatto un video dedicato che vi faccio vedere che questo MacBook può essere caricato con i power bank, quelli classici per caricare gli smartphone. Quindi ovviamente anche in questo caso, se hai in mobilità, non hai una presa, attacchi il power bank e lo carichi. L'unica nota negativa è che, ed è stata anche questa una cosa molto 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 dibattuta ai tempi della sua presentazione, presenta solamente una porta, ha una porta di tipo USB-C e basta, e chiaramente il jack per le cuffie, però questa è l'unica porta disponibile, quindi ovviamente se lo stiamo caricando non possiamo fare nient'altro. Io chiaramente ho acquistato un adattatore della, non mi ricordo la marca, dopo ve lo faccio vedere, che mi permette di avere, quando ho attaccato questo, anche il power delivery, quindi ho attaccato questo adattatore, mi permette di poterlo comunque caricare e di avere a disposizione un paio di prese di tipo USB 3.0, ma USB-A, perché quando lo acquistai, mi ricordo, non era ancora esplosa la moda delle USB-C e tutti avevano ancora le prese di tipo normali, quindi USB di tipo A. E che dire, spero che di non avervi annoiato con questo mio elogio a lui, ma ci tenevo a farvi sapere che in realtà i prodotti vecchi non è detto che siano prodotti da abbandonare. Io ripeto, non mi separerò mai da lui, lo amo alla follia e lo sto usando ancora a livello, infatti lo tratto come se fosse un bambino, lo sto usando ancora a livello quotidiano per fare le mie attività quotidiane, sia lavorative ma anche di svago, perché te lo metti sulle gambe, sul divano mentre casseggi ed è fantastico. E ripeto, lo preferisco all'iPad perché io sono ancora da computer come form factor. Non mi abituerò mai a scrivere con una tastiera virtuale, a parte l'iPhone, ma ovviamente quella è una cosa diversa, però per me il computer è ancora tastiera, mouse e schermo. Detto ciò, che dire, ripeto, se state cercando magari un Mac o un portatile da spendere poco, perché si trova sui, ripeto, 280-300 euro, ma tenuto bene, quindi con il mio ha 8 GB di RAM DDR3, processore, come dicevo, Core M3 da 1.2 GHz, quindi la versione un pochino più potente, perché c'era anche quello da 1.1 GHz, ma ripeto, cioè, cambia relativamente niente, e hard disk da SSD, ovviamente stato solido, da 256 GB, è ottimo, molto più che sufficiente, ve lo portate a casa con 300 euro. Se
Se avete esigenze solamente di veramente portarvelo in giro e basta, vi consiglio di dare un'occhiata anche a lui, perché è secondo me un grandissimo underdog. È stato veramente... In Italia ne avranno venuti 4, io sono uno dei 4 che l'ha comprato, perché ho capito che era veramente un oggetto, oltre a essere di design, perché ripeto, cioè è fotonico, e ha veramente tanto potenziale di portabilità e soprattutto di versatilità, perché ripeto, è sistema operativo macOS, quindi puoi fare tutto quello che fai con un Mac Pro da 50.000 euro come applicazioni installabili e tutto il resto, quindi credo che ne valga veramente la pena. Bene ragazzi, anche questo video è giunto al termine, mi raccomando, se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale, fatto contrario, iscrivetevi al canale, un bel like e ditemi cosa ne pensate, se anche voi per caso avete avuto tra le mani un oggetto così fantastico. E niente, ci vediamo al prossimo video, io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao da Michele Tutotech.